Un altro passo verso la differenziata spinta. Questa mattina il Comune di Salerno, attraverso l'assessore Gerardo Calabrese, ha avviato la consegna dei contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti. A piazza 24 Maggio, la prima di una serie, se i farmacisti della città, ha detto l'esponente dell'esecutivo, daranno disponibilità ad accogliere i recipienti all'interno dei locali. Già nel 2008, quando siamo partiti con la raccolta differenziata porta a porta, abbiamo chiesto ai farmacisti, tramite associazioni di categoria, di ospitare all'interno i contenitori. All'epoca non c'è stata, diciamo, una grande risposta a questa iniziativa, che per noi è importantissima, perché ricordo che anche i contenitori dei farmaci scaduti posizionati all'esterno delle farmacie spesso diventano, come dire, oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti nei pressi del contenitore. In alcuni casi addirittura vengono vandalizzati da tossicodipendenti che vanno alla ricerca di farmaci di loro interesse. Quindi per noi questo è un obiettivo importante per cercare di mantenere ancora più pulita la nostra città. Non a caso partiamo stamattina con la consegna del primo contenitore, che stiamo procedendo alla sostituzione di tutti quanti quelli danneggiati. Stiamo partendo proprio dalla farmacia Soglia, perché questa farmacia ci ha dato la disponibilità, segno anche di sensibilità, ad ospitare all'interno il contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti. Questo ci consentirà naturalmente di avere un maggiore controllo. Noi, io insieme ai miei colleghi, siamo a completa disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Questo non può farci che piacere, onorarci per questa iniziativa ovviamente del Comune, e saremo a disposizione per qualsiasi chiarimento.